Marco Cellini, ci ricordiamo di te perché nella partita di ritorno a Carrarese Spal hai segnato il gol nel primo tempo, poi la Spal riuscì a vincere la partita. Arrivi qui in Biancazzurro, quali sono ovviamente le tue credenziali e soprattutto che cosa, tra virgolette, puoi promettere al popolo biancazzurro? Innanzitutto buongiorno a tutti. È sempre difficile fare promesse, io vengo qui con grande entusiasmo, so di venire in una piazza importante che ha delle ambizioni importanti e dunque l'unica cosa che si può promettere è sempre il massimo impegno e dedizione per la maglia. Conosci l'ambiente perché insomma ci hai già giocato qui al Paolo Mastro dove stiamo facendo questa intervista, che cosa ti ha colpito in particolare di questo stadio? È uno stadio sicuramente da categorie superiori, questo non sarò il primo a dirlo, e l'affetto dei tifosi si percepisce quando si gioca lì dentro e sicuramente può essere la nostra marcia in più. Ma che cosa ti ha convinto a venire qui in Biancazzurro? Innanzitutto perché è la società che mi ha cercato con più convinzione sin da subito. A me piace andare dove sono desiderato, mi hanno fatto sentire questo e ripeto, poi è una piazza, una società ambiziosa e dunque stimolante. Conosci il tuo compagno di squadra Castagnetti, che è stato acquistato anche lui dalla Carrarese. Conosci il mister, altri compagni oppure insomma è l'unico che conosci? Sì, con Michi ci ho giocato a Carrara l'anno scorso e poi ho giocato con Gianni a Vicenza. Il mister, pur essendo di Firenze come me, però non lo conosco personalmente. Però ecco, poi non... da avversario mille volte Cottafava, Gasparetto, insomma qualcuno conosco. Ma quindi potete fare una coppia te e il mister già sortita? No, ma il mister di tutti, ripeto, non lo conosco personalmente, so che non abitiamo lontani, dunque un motivo in più per far bene. Andrea Beghetto, ci hanno parlato benissimo del tuo sinistro, un sinistro, dicono, vellutato. Beh, diciamo che il sinistro è il piede mio più forte, è quello che mi permette di esprimermi al meglio, insomma, e quindi almeno quello spero di averlo e dimostrare in futuro. Insomma, arrivi da una Serie D, hai fatto una Serie D importante, ti ha preso la Spal, che cosa ti ha convinto visto che comunque su di te c'erano tante altre società? No, beh, ero ad Este in Serie D, come hai detto te, e sicuramente arrivata la chiamata della Spal, non ho dubitato un secondo ad accettare. Ma che cosa ti ha convinto, oltre ovviamente alla piazza, presumiamo? Beh sì, sicuramente la piazza mi ha spinto verso questa scelta, poi sicuramente l'interesse della società che si è dimostrata molto interessata e quindi diciamo c'è stato un insieme di cose che mi ha portato qui a Ferrara. Abbiamo alle spalle la curva ovest, presumo che tu magari qualche filmato l'abbia già visto, abbia già studiato un po' il pubblico, no? Sì, beh, ho un'immagine molto ben chiara della curva della Spal. Abbiamo giocato 2 anni fa, ho giocato contro la Spal in Coppa Italia con il Bellaria e mi ricordo che c'era una bellissima curva e anche questo è stato un tassello che mi ha portato a fare questa scelta. Non ti ha chiamato Bellemo visto che avete giocato insieme a Padova? No, ancora non ho sentito Bellemo, però penso che ci ritroveremo e parleremo molto quando ci vedremo in ritiro. È l'unico che conosci dei ragazzi della rosa attuale? Sì, conosco sostanzialmente 2 giocatori, Bellemo e Rosina, e ho avuto un bellissimo rapporto con tutti e due, da un po' che non li sento e non li vedo, quindi mi fa sicuramente piacere ritrovarli quest'anno. Thank you.